siciliadagustare.com in collaborazione con. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Sicilia da gustare protagonista della nostra puntata oggi. Esatto. Come anticipavo, staffetta di chef, perché adesso è la volta di Vincenzo Candiano, Locanda Don Serafino, bentornato. Bentrovato, tra l'altro ho capito che sei diventato stellato da pochissimo. Ristellato. Spiegateci sta storia subito. E allora veramente oggi è con grande onore che abbiamo qui Vincenzo. Perché è il quarto ristorante che ha preso la seconda stella in Sicilia, quindi un grandissimo riconoscimento, un grandissimo riconoscimento per la città di Ragusa. Ma si fa un esame per diventare. Sì, tutti i giorni, bisogna studiare. Vero o falso? Puoi fare massimo 4 errori. Magari, e poi diamo il foglio. Magari lo preferiremmo sicuramente l'esame. Un esame unico. Sì, così voi... magari sappiamo che l'esame è quel giorno e poi ci rilassiamo. Invece ogni giorno siamo sotto esame, no. Perché ogni cliente, dietro ogni cliente si può celare un ispettore. Quindi tu non lo sai. Quindi non lo sappiamo. E quindi... Ma è meravigliosa sta cosa. Ma Liliana, sì. Entusiasmante. Sempre. Questo qui per rispettare gli standard di qualità sicuramente è una grande prova, perché giornalmente siamo sotto i riflettori, diciamo, no? O sotto la scure che ci può magari tagliare la testa, perché insomma i clienti ormai sono adesso molto molto informati, molto competenti, la maggior parte, e poi comunque i critici, specialmente della guida Michelin, sono delle persone scelte, non a caso, ma perché hanno una grande competenza a livello gastronomico e a livello enologico. Assolutamente. E allora, io ti chiedo subito qual è la ricetta che ci presenti oggi. La ricetta di oggi è una ricetta molto semplice, perché insomma ci bacchettano che facciamo delle ricette sempre molto complicate. Ah. E quindi ho fatto una ricetta che si può riprodurre facilmente a casa. Uh-huh. È una ricetta che si può anche servire come un antipasto, o aumentando le porzioni anche come secondo piatto. Ah, perfetto. Quindi versatile. No. Si può anche preparare con anticipo. Allora, è un falso magro di sgombro. Quindi io. E sgombro spesso, tra l'altro. Devo sgombrare con velocità. Con delle insalatine e della crema di carote. Oh. Quindi, allora, procediamo. Noi, giustamente per facilitare le dirette televisive, noi tagliamo e accorciamo i tempi. Certo. Abbiamo sfilettato già lo sgombro. Facciamolo vedere. Eccolo qua. È davvero freschissimo. Abbiamo eliminato la parte delle lische interne. Sì. Basta comunque farlo così a casa, fare un taglietto fino a non tagliare la pelle e poi tirarla via così. Ah. Quindi davvero semplice. Ho capito. Ok. E poi dobbiamo farcirlo, appunto, il falso magro. Ah. La farcitura noi la facciamo con il guanciale, delle fette di guanciale stagionato. Che questo bello. Qui è un guanciale dei Nebrodi. Perfetto. Poi andremo a mettere del pistacchio, okay, macinato, del pepe, e poi mettiamo anche della buccetta di limone e della menta. Prepariamo subito, velocemente. Ok, possiamo... mentre lei prepara, vogliamo dare la descrizione del locale dove siamo praticamente virtualmente ospiti stamattina? Siamo ospiti della Locanda Don Serafino a Ragusa Ibla. Un labirinto di scale e viottoli, palazzi nascosti in strettissimi e affascinanti vincoli percorribili solo a piedi. Siamo a Ragusa Ibla, la perla del barocco del Val di Noto. E proprio nel cuore della parte storica di Ragusa si trova la Locanda Don Serafino di Antonio e Giuseppe La Rosa. Atmosfera raffinata, luce proveniente dal pavimento e un'attenzione maniacale per i dettagli vi accoglieranno in questo angolo di paradiso. All'interno, particolarmente suggestiva, è la cantina con un migliaio di etichette. La cucina dello chef Vincenzo Candiano è soprattutto basata sull'utilizzo degli ingredienti locali, sia carne che di pesce. Benissimo, noi oggi ci stiamo facendo un piatto. Carne e pesce. Carne, pesce e verdure. Tocchiamo tutto. E non ci facciamo mancare neppure latticini, perché abbiamo del burro nella crema di carote, quindi. Bene, perfetto. Allora, alimento completo. Io ti chiedo scusa perché prima hai tagliato a dadini il guanciale. Abbiamo tagliato a dadini il guanciale, adesso aggiungiamo la farina di pistacchio. Pistacchio di Bronte macinato. E poi andiamo a mettere della buccia di limone, però fatta grossolana. Infatti la tagliamo col pelapatate.
così. Ma così con la buccia di limone non copriamo il gusto invece che potrebbe. Eh no, perché, perché guardi, lo sgombro ha un sapore bello, bello forte, un po' prepotente. Poi, quindi il limone può smozzarlo invece. Quindi il limone dà una bella freschezza e poi anche a livello salutare, noi qui andiamo a mettere gli oli essenziali e tutto della buccia di limone. Adesso si sentono i profumi tagliandola. Infatti. Sì. Poi il limone è un ingrediente che preferisco, lo metterei dappertutto. Quindi, beh certo, ognuno poi ci mette la sua firma, sì, nel piatto, quindi ci mancherebbe. Perfettamente. A quanto pare è stato preferito anche da qualcun altro. Da qualcun altro, esatto. Quindi non è la prima volta che siete nella guida Michelin. Siamo alla Michelin da parecchi anni. La prima stella è arrivata nel 2007 e adesso la seconda, quindi una grandissima soddisfazione per noi che insomma ci dedichiamo tutti i giorni a questo lavoro e sicuramente per il territorio ragusano e siciliano darà una grande spinta. Infatti l'unione che ha rafforzato ancora di più l'affiatamento che c'era con Sultano, con gli altri chef, questo qui insomma è un benessere sicuramente futuro. Poi sta certo, a noi tutta la categoria. Sicuramente, la categoria ma non oltre. Oltre, scusate, perché da noi vengono dei clienti appositamente, magari esatto, da altri stati per fare la vacanza da noi, vanno a, quindi vengono che so dalla Francia, vengono 4 giorni, 5 giorni, quindi affittano la casa o prendono la camera in albergo, affittano un'autovettura, certo, comprano, mangiano da noi, fanno shopping, delle volte comprano anche casa qui per vacanza. Questo ce ne siamo accorti. Questi sì, quindi, siamo stati in tanti. Sono sì, molti sì, che ormai stanno portando un certo benessere. Bene, bene, calma, perché allora, diciamo basta che un buon piatto e tutto cambia. E tutto cambia, sì. E diciamo che allora è un motivo per venire a visitare Ragusa, oltre che per il barocco sicuramente, perché sennò... però un altro motivo è una tappa nei luoghi golosi di Ragusa e sicuramente Locanda Don Serafino, dove ci sei tu, sì, è diventato un luogo che è conosciuto nel mondo. Facciamo diciamo, questa soltanto domanda di solito agli sportivi, quanto tempo vi allenate? Gli chef funzionano allo stesso modo? Cioè avete 8 ore al giorno che dedicate alla cucina? C'è un momento in cui vi riposate? Cioè, no. Questa è la domanda importante. Noi viviamo lavorando. Ok, esatto. Quando abbiamo il tempo libero stiamo in famiglia, almeno per il mio caso. E non cucinano. E cerchiamo di non cucinare, almeno nel mio caso. Mia moglie è diventata una brava cuoca. Allora, quindi intanto noi salutiamo la moglie. Assolutamente. Abbiamo realizzato la prima parte. Sì, la prima parte. Questo qui è il ripieno che poi comunque vi consiglio anche di frullare, se volete, con i gusti bellissimi frullatori di ultima generazione. Si fa facilmente. Si fa facilmente. Ora che facciamo? Noi cosa abbiamo fatto? Una cosa che vi consiglio fare. Allora, dopo aver farcito, allora faccio vedere. Ok, il nostro ripieno, prendiamo lo sgombro. Esatto. Ok. Lo andiamo a mettere all'interno, no? Ecco qua. Bellissimo, stai guarda. Mettiamo all'interno quindi il falso magro, che l'abbiamo adesso ingrassato un po', no? A questo punto. A questo punto. A questo punto andiamo a coprire. Apriamo un po'. Ecco qua. E abbiamo chiuso. Sigillato il nostro pezzo di sgombro, eccolo qua. Adesso fatelo poi, avvolgetelo nella vostra pellicola oppure che ha il sottovuoto da casa, che ormai c'è anche per le case, lo chiude sottovuoto e lo farà sudare in frigorifero per qualche ora, magari mezza giornata. Così il risultato le avremo si insaporiscono. Questo qui, sì. Si insaporisce. Il risultato finale. Il risultato finale è questo qui, che è bello compatto. Che sembra quasi saldato, no, facciamolo vedere meglio così, perché voi vi muovete con molta agilità, però dobbiamo permettere ecco alla telecamera di farlo vedere. Eccolo qua. Ecco qui. Sembra saldato, come dicevamo. Sembra saldato. Esattamente. Ok, questo qui lo mettiamo da parte. Ok. E usiamo quello bello saldato. Okay. Questo qui poi noi lo faremo rosolare in padella. Passiamo. Abbiamo un problemino forse al microfono. Ci dà la regia qual è il microfono che dobbiamo sistemare? Ecco qua. Al mio? Sì. Dove siamo arrivati? Di sentirsi si è sentito, magari spostando leggermente riusciamo a ottenere, okay, perfetto, a ottenere un risultato migliore. Il bello della diretta, capitano anche queste non cose. Non ci sono problemi, andiamo avanti. Allora, a questo punto facciamo una cosa, passiamo alla crema. Allora, ok. Carote? Visto come si perdono le carote? Sì, noi ogni tanto ci peliamo pure, questo è un altro discorso che affronteremo magari in un'altra in separata sede. Andiamo avanti. Allora peliamo le carote. Perché ci stiamo mettendo la verdura nel mezzo? Cosa stai preparando? Cosa stai inventando? Questa qui adesso è la nostra crema di carote che servirà, okay, a dare una certa
diciamo, fluidità al piatto, la piacevolezza, perché lo sgombro comunque tende un po' ad asciugare, ha un sapore un po' asciutto, pur facendo delle cotture comunque attente. Abbiamo un piatto, un pesce che comunque tende ad asciugare, quindi noi andiamo a dare umidità al piatto con una crema di carota. Quindi carota all'incirca, noi abbiamo bisogno di 200 g di carote, 200 di brodo, un 40-50 g di cipolla e poi mettiamo anche una nocetta di burro, circa 15-20 g. Prego, prego, prego. Allora. Tagliamo, perfetto. Ok, adesso mettiamo a cuocere. Voilà, questo va benissimo già. Va bene. Carichiamo, mettiamo la pentola. Ho tagliato le carote, ovviamente. Allora, mentre mettiamo, chef, si fermi un attimo. Mentre mettiamo a cuocere le carote, noi ci fermiamo un attimo. Andiamo in pubblicità. Per andare in pubblicità. Accesiamo il microfono. Una produzione associata. Bentornati in diretta, continuiamo con il nostro chef. Ricordiamo Vincenzo Candiano, Locanda Don Serafino. A che punto siamo con la ricetta? Abbiamo messo... Allora, stiamo facendo la nostra crema di carote. Crema di carote. Che comunque è versatile, si può usare anche per fare dei risotti, se per condire anche piatti di carne. Assolutamente. Allora, mettiamo la cipolla che abbiamo tritato con la carota. Ok, mettiamo sul fuoco. Ecco qua. E facciamo andare con del burro. Facciamolo vedere. Eccolo, allora, qua. Eccolo qui. Fatemi vedere che io carota. Vai. Cipolla. E burro. E burro di carota. No, penso sia burro. No, no, andiamo le quantità, le quantità. Ho detto favore. Una ricetta semplice, quindi. Allora, abbiamo detto 200 g circa di carota, 200 poi un 40 g di cipolla, un 20 g di burro e dopo metteremo anche del brodo vegetale all'incirca 250 g. Perfetto. Andiamo avanti allora. Come allora, facciamo adesso? Allora, bisogna farlo andare un po' a colorare. Quindi sul fuoco mettiamo fiamma alta, poi aggiungiamo dello zucchero. Zucchero di canna, un po' bruno, che dà anche un sapore un po' più marcato, un po' più caramellato. E quindi la carota ha bisogno di sostentamento gustativo. Ok. Ok, facciamo andare sul fuoco e facciamo un po' colorare. Per ora è semplice la ricetta, penso, no? Sì, sì, fino a qui ci siamo, fino a qui l'ho capita. Cosa stiamo mettendo adesso? Il vino. Adesso... Sembra vino, no? Ma è non brodo. Lo è. È brodo, brodo. È analcolico questo qui. Cos'è? No, brodo vegetale. Chiamo il brodo vegetale. L'hai preparato tu per i fatti tuoi prima, non è un brodo vegetale. No, brodo vegetale semplicissimo. Ah, semplicissimo, ok. Quindi acqua, verdure, facciamo bollire per pochi minuti, diciamo 30 minuti dopo il bollore, okay. E dopodiché basta. È già pronto. Ecco, avevamo detto cose semplici oggi, quindi solo meno verdure male. Bollite. Meno male. Poi voglio dire, in periodo di festa ogni giorno. Si mangia assai. Belli ricchi, no? Bisogna ogni tanto depurarsi. Lei è ragusano? Sono di Donna Lucata. Sì. Okay, quindi, Donna Lucata, ho girato un po' per l'Italia, ho fatto qualche esperienza anche all'estero, però poi sono a Ragusa in pianta stabile ormai da 13 anni. Ho capito, siamo 12 trascorsi alla Locanda Don Serafino. Quindi praticamente ormai è di casa qui. Sì. E allora facciamo. Allora, mescoliamo il tutto. Abbiamo bisogno passare qua almeno 30 minuti per far sfaldare bene la carota, la cipolla. Noi possiamo stare qua a aspettare 30 minuti. Noi nel frattempo ce l'abbiamo pronta. Ecco la magia, Ecco qua. Invece il risultato finale. Questo qui è il risultato finale. Cioè girandola, poi l'abbiamo frullato così. Allora, dopodiché la frulliamo. Esatto. Dopo, quando vediamo che si assorbe il liquido e si è tutto ben sciolto, noi lo frulliamo. Lo passiamo se occorre, magari da un passino molto sottile, e questo qui sarà poi il risultato finale. Quindi una crema molto liscia e comunque anche bella profumata e ricca di gusto. Bene, adesso, visto che la crema è pronta, lo sgombro l'abbiamo preparato prima, non ci rimane che passarlo in padella. Ok,
che non fa mai male. Ed ecco la padella. Ecco qua. Questo qui magari puoi accendere. Sì, grazie. Puoi accendere questo qua così lo sentiamo. Facciamo riscaldare. Sì, sì. Guardi, stamattina è un onore. Prego, capo stand. Vincenzo Candiano non è da tutti i giorni. Oh. Pluristellato, pluristellato. No, no, poi. È bello collaborare, la cucina è una cosa che va condivisa. Sì, bravo. Va condivisa. Anche a tavola va condivisa. Chef, se vuole mettiamo mano pure io e Alessandro, non sappiamo che cosa succede. Roviniamo la ricetta, chef. Io con molta onestà. Allora, mettiamo dell'olio, questo qui è un olio. Ecco, facciamo vedere questo olio, facciamo vedere anche. Sì. Notiamo l'etichetta, così ci dai anche due parole. Scegliete sempre cose particolari. Quest'olio invece che cos'è? Questo qui è un olio che abbiamo fatto preparare da produttore d'olio del palermitano, che è l'azienda Manfredi Barbera. Sì. Noi, facendo parte del sosto di Ulisse, che è un'associazione regionale di ristoranti, albergatori, cantine e anche dolcerie e pasticcerie, tra cui insomma c'è una grande presenza modicana della dolceria Buon Aiuto. Ah, certo. Praticamente noi abbiamo creato un circuito dove tanta gente viene in Sicilia anche perché conosce le soste di Ulisse. È stata ultimamente presente anche a Cannes alla Fiera del Lusso e quindi abbiamo pubblicizzato una cosa particolare. Sì, abbiamo anche per mandare un saluto alla vostra addetta stampa, Maria Antonietta Pioppo. Ah, pure l'addetto stampa. Dell'azione, sì. Un olio particolare, sì. Delicato come... È Nocellara del Belice Biancolilla. Lo dica con voce... Nocellara del Belice Biancolilla. Non è olio, è Nocellara. Sembra una... Nocellara del Belice Biancolilla sono le due olive che creano questo olio. Che danno vita a questo olio. Ricercato perché? Che gusto vogliamo dare al nostro piatto? Allora, questo qui è un olio che diciamo non è un gusto strong come può essere una tondeblea. Ok. Quindi diciamo dà quel supporto acidulo e profumato di verde allo sgombro che ha bisogno di queste tonalità. Perfetto, ora che facciamo? Allora, adesso cosa facciamo? Appena abbiamo la padella bella a temperatura, che abbiamo bisogno di un olio abbastanza caldo. Sì, che dobbiamo... deve chiudere subito. Sì, per chiudere subito è perché dobbiamo far croccare la pelle dello sgombro. Ecco qua. Mettiamo il fondello più grande? No, facciamo andare così. Ok. Facciamo andare così, bisogna dare magari, tenere con la pressione, bisogna premerlo perché il pesce quando è fresco insomma tende a ribellarsi alla cottura. Guarda, fresco quando sguazza, il pesce sguazza anche e poi uno sgombro, sta fermo lo sgombro. E quindi bisogna tenerlo saldo qua. Esatto. Sì, più che altro per mantenere la nostra forma, perché poi l'occhio vuole la sua parte, se noi abbiamo deciso di mantenere una forma a fagottino, qua a sandwich dobbiamo mantenerla. Certo. E quindi prendere le precauzioni. Ad esempio un metodo che potrete anche usare, visto che ormai tanti conoscono la cottura a bassa temperatura, per questa ricetta qui, se vogliamo andare un po' sul complicato, non riusciamo a farne a meno purtroppo, potete chiuderlo nel sacchetto sottovuoto da cottura o avvolto bene nella pellicola. E cuocerlo a bassa temperatura, 60 gradi per 5 minuti. Bassa temperatura significa cuocere lentamente un alimento rispettando temperature basse. Cioè la pellicola e il sacchetto adatti alla cottura, alla quindi cottura. Non lo fate con una pellicola che avete a casa. Ci sono ormai in commercio delle pellicole per la cottura. Non posso fare il nome. Una delle tante. N'è una specialmente che si trova in alcune aziende dell'ingrosso o in negozi che forniscono ristoranti. E riusciamo a fare un po'. Oh, tra l'altro stavo guardando prima il sottomangio, volevo ricordarlo, esiste il sito www.siciliadagustare.com dove trovate tutte le ricette che i nostri chef preparano ogni giorno qui in pentola, ogni venerdì ad Alta in pentola, che poi va in onda in replica nei nostri palinsesti, nei palinsesti di Video Mediterraneo, che è l'emittente che ci ospita, e tra l'altro quindi avete più possibilità di rivederlo, di rivederlo anche sulla pagina Facebook. Voglio ricordare a questo proposito una piccolissima cosa, no? L'altro giorno sono andato a trovare Vincenzo dal suo ristorante. Sì. Abbiamo fatto due foto, due piatti che sono usciti dalla sua cucina. In pochissimo tempo abbiamo avuto un mare di visualizzazioni. Di mi piace, di condivisioni, io lo immagino perché è così. Per cui troverete adesso anche la ricetta che sta facendo. Che sta preparando lui. Ricetta che potete vedere anche se vi trovate in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia e dell'Europa. Se vi mettete sull'823 di Sky,
con Mediterraneo Sat Sicilia, la prima unica emittente siciliana visibile in tutta Europa, abbiamo il piacere di vedere, di dare le ricette in giro con il nostro in pendola, con il nostro siciliadagustare.com. Ricette e allora, che come allora ricordiamo utilizzano prodotti tipici della nostra terra e che i nostri chef esaltano nel migliore dei modi. Assolutamente. Diciamo che noi, la nostra clientela, come dicevo già nell'altra puntata che abbiamo fatto, vi ricordate, quasi tutti sono non siciliani, quindi vogliono trovare dei gusti per loro non familiari, quindi Sicilia, Sud Italia, e anche molte volte facciamo qualche escursione un po' del Nord Italia, qualcosa dell'estero, sì, magari andiamo a mettere, però il 90% è Sicilia, quindi dobbiamo dare questo messaggio. E che cosa apprezzano di più? Cioè, che cosa apprezzano della nostra cucina siciliana? Tu hai tutta questa clientela, insomma, che queste persone che vengono anche, esatto, proprio da fuori per venire ad assaggiare di compezzo di Sicilia. Che cosa cercano di più? Loro cercano intanto i sapori autentici. Sicuramente. Ma quindi, più il pesce o più la carne? Cioè, il pesce e la carne è indifferente. Indifferente. Magari. Sì, forse il pesce è un quid in più, perché in quanto insomma circondata dal mare, sì. Però comunque presentare dei piatti con l'agnello, magari una rivisitazione di ricette classiche o ricette col coniglio. Allora queste qui danno anche col pollame. Che so, pollucina amuregana, certo, certo. Magari visto in chiave professionale, in chiave gourmet, è una ricetta davvero interessante. Pollucino, dai, una cosa, buono, che ti fa venire. Guarda, quindi pieno. Ricordiamo che Sicilia da Gustare è nata dalla passione che ha Carmelo per il cibo, sì. E si vede. Si vede la passione di Carmelo Pagano per il cibo. Aspetta, per favore. Mi tiro un po'. Non si tiri, dottor Pagano, non si tiri, per cortesia. No, sono discoli. Questo fa vedere che è un buon gustaio. Che poi come si fa, anche io purtroppo in questi ultimi anni ho messo qualche chiletto, ma come si fa? Devo assaggiare. Scusa, devo assaggiare. Ma si fanno dei sacrifici, si fanno dei sacrifici. Per il lavoro. Per il lavoro. Io mi sacrifico ad andare, mi sono sacrificato quando sono andato a mangiare da lui, veramente. Piangevo. C'è stato un cliente, mi ha detto, io giro tanto per i ristoranti, però mi fido poco dei cuochi magri. Perché? Vuol dire che non assaggiano. Vorrei anche dire. Se poi va in ballo la Costituzione, cioè nel senso, se sei nato magro non puoi morire grosso. No. Comunque, interessante. Comunque davvero un bel lavoro e un bel ambiente. Allora, io sono curiosa intanto di conoscere tutte queste verdurine prima di usarle. Erbette, cosa sono? Allora, questa è menta. Allora facciamo vedere. Questa qui è la menta, sì, la menta comune, molto profumata. Sì. Poi abbiamo questa qui, la menta comune molto profumata, abbiamo, che dicevamo. Poi abbiamo il lattughino, ecco qua. Poi abbiamo delle foglie piccoline di spinaci. Benissimo. Questo qui è songino. Ok. Questo qui sono invece i germogli, i crescioni, scusate, di borragine. E questo qui invece è il crescione di senape. Di rafano rosso. Ok. E questo qui invece di senape rossa. Benissimo. Questa qui è un'azienda specializzata che produce questi crescioni. E comunque danno, a parte diciamo il benessere dei principi nutritivi di cui contengono, gli antiossidanti, e danno poi invece nel piatto un tocco originale, per il tocco di acidità o di sapore. In questo qui c'è un sapore davvero particolare che ricorda appunto la borragine, ma sa anche un po' di noci. Invece il raffano rosso è piccante, al tempo stesso proprio mangiandolo ad occhi chiusi sembra di mangiare, si immagina il colore verde, il colore rosso, dei colori belli luminosi. Ah, quindi come se stessimo mangiando un colore. Perfettamente. Che bello, qui, che bella non immagine. Il colore artificiale, quello brutto, no. Alessandro, che conosci tu. Ma oggi, perché Alessandro lo date sempre così? Lo date sempre così? Ho spiegato, facciamo la prova del palloncino prima di mandare la berinata in diretta, per cortesia. Per cortesia, il Brunello lo devi lasciare. Mi scusi, maestro. Mi ha fatto il caffè mio padre stamattina. Che ci ha messo? L'ha corretto. Devo parlare con lui. L'ha corretto il caffè tuo papà. È tipico, insomma, delle donne del bacchettaccio ogni tanto. Sì, se pensi. E poi c'è questa cosa violetta. Questa qui invece è una. Sono delle patate viola. Che abbiamo noi passato nella farina di grano duro. E poi abbiamo fritto.
in olio, quindi bella croccante, gusto perfettamente insomma della patata che conosciamo, però poi diciamo invece lavorata lessa, di lessata, riusciamo a fare anche gnocchi, purè, perché è bella farinosa, viola. Bellissimo, bellissimo, posiamo. Ok, allora, andiamo, andiamo a ricercare un po' tutte queste cose. Poi per completare la ricetta abbiamo bisogno della cipolla che dobbiamo cuocere in acqua bollente. Okay. E quindi noi poi la sfaldiamo, prendiamo alcuni petali che ci serviranno poi per concludere appunto la ricetta. Benissimo. La mettiamo assieme? Andiamo a completare? Facciamolo, sì, facciamolo, anche perché i minuti sono quelli che sono. Certo. Andiamo. Questo sarebbe un piatto. Questo qui è un piatto, sì. Da portata. Un piatto, sì, è ardesia. Questo sì. Qui viene estratto soprattutto nel settentrione. E perché lo dobbiamo mettere sulla ricetta? Questo qui noi adesso, dobbiamo adesso. Sempre variare. Sì. Dobbiamo creare. È giornalista, lo perdoni, se è proprio, ha un amore per le domande strane. Comunque ha provato per gli alimenti, grazie. Quindi stia tranquillo. Ha provato per gli alimenti. Allora, adesso noi dobbiamo, facciamo finta che questa è una tavolozza, dobbiamo dipingerci sopra il nostro piatto. Bisogno della tavolozza. Era questo che volevo. E questo fa la tavolozza. Abbiate pazienza. Anche perché forse. Oh. Okay. Non ci scrive per favore dolce amaro? Sto scherzando. Dolce amaro, ci vorrebbe un cucchiaino. Cucchiaino? Niente, la regia niente. Al massimo le possiamo dare un altro radiomicrofono. Allora. Poi che mettiamo? Allora, immaginiamo questa porzione come un antipasto. Ok. Ricordiamo che questo, se aumentiamo le quantità, può diventare un ottimo secondo. Sì. Ok, ora lo stiamo facendo a mo' di antipasto. Ma anche così può diventare un secondo, Alessandro. Sale. È che tu sei abituato. Mettiamo dei cristalli di sale soltanto un po' sopra, perché non ricordiamo così che c'è il guanciale. Ma così grosso? Sì, ma guardi. Così tende la croccantezza. Provi ad assaggiarne un chicco, guardi. Un granello. Un granello, ci provo. E fior di sale? Si scioglie subito. Subito. È diverso da quello perché che. Perché questi sono cristalli di sale. Cristalli di sale, perfettamente. Cristalli di sale. Allora, andiamo. Dobbiamo mettere questo qua, poi andiamo a mettere la nostra cipolla lessata. Sì. Come l'abbiamo lessata? In acqua bollente e salata. Ok, per quanto tempo? Ma qua basteranno 15 minuti. Esatto. Una cipolla piccolina. Stiamo facendo un quadro vero, hai ragione, Liana. Una cosa. E adesso... È bello quando lo chef. Si mette a disegnare il cibo, crea questa pagina artistica. Poi il disegno insomma è stata la mia prima ispirazione, anche veramente? Perché questo lavoro lo faccio per errore. Sì. Anche noi facciamo questo lavoro per errore. Sì, no. Non si sa. Scherzi a parte, io ho cominciato così tanto per passare tempo in estate, perché la mia volevo dedicare la mia vita al disegno e all'arte. Veramente? Sì, vabbè, questa è comunque una forma d'arte. L'arte insomma, un po' più visiva, pittorica, un po' più pittorica. Infatti in famiglia ho già un artista, diciamo, che è affermato, oppure Sciclitano. Perché non facciamo niente? Carmelo Candiano, non so se facciamo quando vuole. Dice ecco nel numero. Viene accompagnato da lei così mentre lui parla le cucine. Ecco e mangiamo pure. E mangiamo. E mangiamo, e facciamo l'utile dilettevole. Esatto. Ecco qua. Ok. E questo è. Allora, la menta. Sì. La mettiamo pure perché andiamo a spremerla un pochettino tra le dita, così potrà emanare l'odore. Il profumo, sì. E quando già esce in sala o si arriva davanti ai commensali, già si andrà. Già c'è qualcosa di più. Sì. Chiudiamo allora, con l'olio. Mettiamo. Prima dell'olio, scusate, la patatina viola, eccola qua. Non ci facciamo mancare niente. Tutto. Non ci facciamo mancare così niente. Andiamo a trasmettere la croccantezza dello sgombro. Guarda, io potrei guardare gli occhi di Liliana in questo momento, come sta guardando, estasiata. Siamo sbalorditi dal disegno, cioè, ora vediamo se riusciamo a farlo vedere meglio per i nostri telespettatori. Attenzione, eccolo, perfetto. Eccolo. Nella sua pienezza quello che abbiamo preparato. Allora, nome della ricetta e gli ingredienti. Prego, maestro. Allora, fasso magro di sgombro con crema di carota in salatina. Come l'abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato la crema di carota con carote, cipolla, burro, zucchero di canna, sale e brodo vegetale. Okay. E frulliamo, passiamo e conserviamo insomma fino all'utilizzo. Poi lo sgombro lo sfilettiamo, lo spiliamo, andiamo a avere tutte le lische, tagliamo in due filetti, andiamo a farcirlo con guanciale tritato, pistacchio, pepe nero e della menta, della buccia di limone, che magari vi consiglio di frullare. Dopodiché andiamo a farcire la parte interna dello sgombro, dove c'erano le lische prima, così abbiamo una tasca naturale a questo punto. Richiudiamo con l'altra metà di filetto, avvolgiamo in pellicola, facciamo riassodare per qualche ora.
Dopodiché andiamo a rosolare in olio bello caldo e saliamo soltanto alla fine. Entrambi i lati ci vorranno circa un 2-3 minuti. Andiamo a completare impiattando quindi sgombro, salsa di carota e le insalatine verdi. Ci vogliono delle verdi, delle verdure comunque molto acide e piccanti. Bene, completiamo cipolla e patata croccante. E questo perfetto, è il risultato finale che stiamo guardando nelle nostre telecamere. Bellissimo. Ringraziamo allora lo chef che ci ha fatto compagnia oggi, Vincenzo Candiano, per questa ricetta. Ricordiamo dove la troviamo, rileggiamo la scheda. Locanda Don Serafino, via Ottaviano, Ragusa Ibla. Questo è un po' ferie variabili. Sì, ma in base al tempo. No, di solito ci andiamo in vacanza a fine novembre e fine gennaio. E come finite? L'avete fatta a fine novembre? A fine novembre ci siamo andati. A fine gennaio? Adesso dobbiamo ancora addio andarci. Piacendo, ho capito. Sì, sì. www.siciliadagustare.com e un saluto e un augurio di buon 2014, esatto. Perché noi non ci vedremo più. Non ci vediamo fino poi al 2014. All'anno nuovo. Appuntamento per Sicilia. Per Sicilia da gustare, giorno 3, venerdì. 3 gennaio, assolutamente. Guida questa dei è la guida. Ristoranti a cura di Carmelo Pagano 2013-2014. Questa è la nuova guida che presentiamo tra l'altro quest'anno. Esatto, con tutti gli aggiornamenti. Con gli aggiornamenti, le ricette. Le foto meravigliose dei luoghi dove si va a mangiare, delle ricette dove si mangia. Ma ci sono delle ricette, ragazzi. Poi coloratissima, quest'anno è più colorata di quella dell'anno scorso, no? E una sensazione è che... Carmelo Pagano qui. Bello, sorprendente, coccolone, guardate sempre, come messo. Bellissimo. Sempre. Ringraziamo tutti voi per averci fatto compagnia. Questi sono i consigli per il 31. Esatto. Cercate, dovete trovare il piatto però, Esatto. Il piatto è complicato. Se... No, sa quando si lo trova. Si trova. Che in questo piatto viene difficoltoso fare la scarpetta. Perché no? Si organizziamo, ma si può fare anche con il dito. Esatto. Questo proprio no, il discorso sensoriale. Cioè siamo autorizzati anche a tastare il cibo proprio. Sensorialmente con questo le dita. Sembra peccato. Comunque poi ve lo consiglio magari da utilizzare ben caldo per servire su magari una bella bistecca. Perché questo piatto si riscalda. Sì, di solito comunque consiglio sempre di scaldare i piatti quando bisogna servire delle portate calde. Certo. Perché insomma il piatto freddo sottrae calore, non dà una bella sensazione. Quindi. Assolutamente. Allora, noi ringraziamo i nostri ospiti, ricordiamo che Dolce Amaro ritorna assolutamente lunedì mattina sempre a partire dalle 7.30, stavolta ci tocca svegliarci per darvi tutti gli aggiornamenti. Sarà faticosissimo quel lunedì. E poi ci sono le varie rubriche, i vari ospiti, queste puntate natalizie che abbiamo organizzato, già avete visto, avete avuto un assaggio nei giorni scorsi di cose un po' particolari. Ovviamente agli chef va il nostro in bocca al lupo, perché vi aspetta il 31. Il 31. E l'onore anche, oltre che l'onore, di portare la seconda stella. L'unico problema del 31 è che prenotano tutte l'ultimo momento. Solo quello, poi comunque ci si diverte tantissimo. E... Sì, ma voi mangiate il 31? Io vorrei stare nella cucina di uno chef un giorno, vorrei vedere cosa succede lì dentro. No. Sarei curiosa proprio. Magari per il 31. No, il 31 no. Qualche piatto da lavare. Sarà pericolosissimo. Ovviamente in pentola, ma in onda anche sull'823 di Sky. Grazie per tutti voi che ci stanno seguendo in tutta Europa. Grazie a Liana Pelinato. Grazie ad Alessandro Baglieri, Carmelo Pagano, Vincenzo Candiano e il nostro chef Selac. Complimenti ancora. Noi ci fermiamo. Buon fine settimana.